Ciao amiche e ciao amici, perché è difficile riconquistare un ex? Alle volte le persone hanno difficoltà a riconquistare proprio, mentre invece riescono magari facilmente se devono mettersi in una nuova relazione. Ma quando si incaponiscono per riconquistare un ex hanno difficoltà. Questo accade fondamentalmente per due motivi. Il primo motivo è che se si tratta di un ex significa che hai un potenziale negativo. Se ti ha lasciato lui per qualche motivo o se ti ha lasciato lei. Questo cosa significa? Significa che se prendiamo come potenziale di seduzione, di coinvolgimento zero, neutro, un estraneo, mai visto né conosciuto, l'ex sei sotto, sei a meno 2, meno 3, meno 4 e recuperare questo gap può essere complicato, può essere difficile per il fatto che lui o lei ha già un'opinione di te ed è un'opinione negativa, altrimenti non ti avrebbe lasciato. Spesso poi ci sono degli indici di tolleranza. Il secondo motivo per cui è difficile recuperare un ex è che nel momento in cui tu ti accanisci, nel momento in cui tu dici basta, questa volta ce la devo fare, devo proprio recuperarlo. Allora diventa una polpetta avvelenata. La tua parte emotiva capisce che si mangia un bel boccone di emozioni se non te lo fa recuperare. È come quello che dice: da domani faccio la dieta. Nel momento in cui dici da domani faccio la dieta, ti sei già prescritto il fallimento, sai già che non ci riuscirai. Perché la tua parte emotiva ti farà venire un'angoscia tale che mangerai pure i muri piuttosto che fare la dieta. Come quello che dice: basta, da domani non la chiamo più, non lo chiamo più, non ne voglio più sapere. Nel momento stesso in cui pensi questo, ti viene una voglia di chiamarlo o di chiamarla che non ne potrai più fare a meno. Per cui, nel momento in cui tu ti metti in testa a livello logico-razionale di recuperare Stex, la tua parte emotiva dice: oh, bene, bene, abbiamo trovato proprio una bella pappa, sappiamo adesso come fare a procurarci emozioni da sto deficiente che vuole recuperare l'ex, non glielo facciamo recuperare. Questo accade e quindi questi sono i due motivi fondamentali per cui è difficile recuperare un ex. Quindi per recuperarlo, beh, cosa devi fare? Semplicemente la prima cosa fondamentale che devi fare intanto è quella di avere il distacco dal risultato, dire, boh, l'ex, sì, certo, deve essere la ciliegina sulla torta, non è quello che mi deve sfamare, perché altrimenti è come se tu volessi, come dire, smettere di mangiare i pasticcini e non mangi nient'altro. È ovvio che poi ti viene una voglia di pasticcini disumana praticamente. Quando passi davanti alla pasticceria, salti dentro e te ne fai una cosa, perché sei affamato. Se invece ti mangi la bistecca, ti mangi la pasta asciutta, ti mangi la frutta, ti bevi pure un bel bicchiere di vino, boh, sì, certo, il pasticcino se c'è, l'assaggio per dire, ma non è che se non c'è il pasticcino mi taglio le vene. Questo devi fare, cioè l'ex deve essere il pasticcino. Se c'è bene, se no, amen. Ci sono bistecche, pasta asciutte, ragù. Che ne so, il pesce, oppure se sei vegano ci saranno le cose, non è che c'è solo il tuo ex, insomma, o il pasticcino. Per questo è quello che bisogna fare, è questo, avere il distacco dal risultato significa essere in grado di approvvigionarsi di emozioni, fondamentalmente, approvvigionarsi di tensioni emotive e poi quello che devi fare è diciamo recuperare il potenziale, ma già se riesci a metterti in una situazione del genere hai già buon agio per recuperarlo facilmente. Certo che l'impresa può essere difficile, ma non impossibile sicuramente, bisogna fare le cose nel modo giusto però. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta, in più se questo video ti è piaciuto metti un mi piace e condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!